Eccoci tornati in studio e al centro del nostro appuntamento con la medicina. Oggi c'è il microbiota intestinale di cui si sente parlare sempre più spesso e a cui la ricerca biomedica attribuisce un'importanza sempre maggiore per la nostra salute. E questo grazie anche alle tante e importanti scoperte che in questo settore si registrano praticamente ogni giorno. E allora è giusto saperne di più anche per capire se queste nuove conoscenze possono essere utili, fino a che punto, per fare prevenzione o anche eliminare quei piccoli o grandi disturbi che ci accompagnano da sempre. E noi ne parliamo in studio questa mattina con Francesco Di Pierro, microbiologo, docente dell'Università degli Studi di Camerino e consulente presso l'ambulatorio microbiota della Fondazione Poliambulanza di Brescia, e Deborah Rasio, medico nutrizionista, ricercatore presso la Sapienza Università di Roma. Buongiorno, a entrambi, e cominciamo col dottor Di Pierro. Parliamo di microbiota, appunto. Che cosa ci guadagniamo a conoscere meglio il microbiota intestinale? Ci guadagniamo in conoscenza, questo è fondamentale in medicina. Considerate che il peso della documentazione nell'ambito del microbiota è secondo solo a quello che stiamo vivendo adesso in termini di pubblicazioni nell'ottica dell'infezione che viviamo tutti, no? La pandemia da coronavirus. Considerate che ogni ora escono almeno 2 pubblicazioni scientifiche, questo 7 giorni alla settimana, 365 giorni all'anno. Quindi è persino difficile per chi fa il mio mestiere star dietro a tutta la mole di dati che deriva. E in queste pubblicazioni il microbiota viene descritto tendenzialmente come un organo, come un pancreas, un polmone, quindi con tutti i pregi e i difetti, i limiti e i rischi a cui ci espone una patologia d'organo. Infatti la letteratura ci racconta come esista una forte correlazione tra il microbiota e le patologie autoimmuni, le patologie oncologiche, le patologie metaboliche soprattutto. Quindi un importante bagaglio di conoscenza. Negli ultimi anni addirittura ha iniziato a suggerirci che alcuni microbioti sono in grado di influenzare il successo di una terapia. Quindi un determinato paziente con un determinato microbiota risponde meglio, per esempio, alle terapie verso il tumore o alle terapie verso l'epilessia, a seconda di che tipo di microbiota ha. Ecco, allora facciamo proprio due esempi per essere più chiari anche con chi ci ascolta, e per questo ci aiuta la grafica. Vediamola insieme. Sì, ecco, qui sono due bellissime immagini. A sinistra abbiamo l'immagine 1 in cui viene rappresentato quello che realmente, secondo le procedure sperimentali, osserviamo sempre. Cioè, se noi prendiamo il microbiota intestinale di un individuo obeso e lo trasferiamo in un topo, noi lo chiamiamo gnotobiotico, cioè che non ha i suoi batteri. Quando li trasferiamo, il topolino, anche se cerchiamo di ridurgli l'intake alimentare, diventa comunque obeso. Se noi prendiamo il suo gemello omozigote, quindi geneticamente uguale, stesso papà, stessa mamma, e lui è un gemello geneticamente identico, però per questioni di natura culturale o sociale è rimasto magro. Se trasferiamo il microbiota di questo secondo individuo a un topolino, anche se cerchiamo di iperalimentare quel topolino, lui resta magro. Ecco, e questo avviene con l'ipertensione, avviene spesso con la depressione, avviene col diabete. Se prendo un individuo diabetico, prendo il suo microbiota, il topo diventa diabetico. È un pochettino come se la medicina suggerisce un nuovo approccio, cioè le malattie infettive e poi quelle stranamente trasmissibili, che potrebbe essere, come dire, il futuro di una visione diversa. E poi come nella seconda slide c'è quello che è uno studio recentissimo della più importante rivista del mondo, Nature, proprio fatto qualche giorno fa, che ha dimostrato che se noi facciamo dimagrire delle donne di circa il 15% del peso nell'arco di 8-12 settimane di terapia dietetica, poi preleviamo il loro microbiota, lo trasferiamo nel topolino, il topolino resta magro, non riusciamo a renderlo obeso. E se noi guardiamo dentro queste donne, si è alzato come valore percentuale un batterio stranissimo che si chiama Akkermansia mucinifila, un mangiamuco, lui adora mangiare il muco intestinale, e su questa base lui spessisce e protegge. Bene, quando noi trasferiamo questo batterio da solo, non interamente le feci, al topo o a un'altra persona, questa persona non sviluppa diabete, il topo non sviluppa diabete. Dottoressa Rasio, con queste nuove consapevolezze molto importanti, come cambia anche l'approccio con il paziente da parte di un nutrizionista clinico? Beh, chi si occupa di nutrizione ha sempre saputo che tutto quello che mangiamo ha un effetto diretto sulla nostra salute. Oggi sappiamo anche che non ha un effetto soltanto sulle nostre cellule, ma anche su questi batteri che vivono dentro di noi, ma anche sopra di noi. Allora, se noi pensiamo a questi batteri come una fonte, per esempio, di infiammazione e di stress ossidativo, e ben sappiamo che l'infiammazione e lo stress
stress ossidativo è la madre di tutte le malattie, già capiamo come occuparci della salute di questi batteri. Il microbiota non è composto solo da batteri, ma da tante altre specie diverse, però sappiamo come occuparci di loro vuol dire anche occuparci della nostra salute. Quindi a tavola quello che possiamo fare è mangiare per noi e mangiare per loro. D'altronde non è una novità, perché già Ippocrate, ben 2500 anni fa, aveva osservato che tutte le malattie originano nell'intestino, e oggi realmente ci siamo resi conto che era davvero che è così. Così. Professor Di Piero, ecco, a questo punto chiariamo meglio di che cosa è fatto il microbiota intestinale. Sì, come ha chiarito già bene prima la dottoressa, è una miscellanea di microrganismi, di cui la componente batterica è un pochettino quella che c'è più nota, però esiste anche un viroma, un fagoma, quindi è la cosa un pochettino ovviamente un po' più complicata. Però tendenzialmente è fatta da cellule batteriche, se vogliamo semplificare. Quello che colpisce molto è il loro numero, per esempio, è anche difficile da pronunciare, sono 100 trilioni, è difficile nell'immaginario collettivo raffigurarsi 100 trilioni di cose dentro ognuno di noi. Per usare una metafora, direi che ci vogliono le stelle contenute in 500 galassie come la Via Lattea, dentro ognuno di noi, quindi è un numero veramente impressionante. Tutto questo consorzio batterico viene ereditato dalla mamma, qui papà contano meno, contano quasi come una babysitter, è tutto sulla via parentale materna, ovviamente se il parto viene fatto per via naturale e a questo segue un allattamento al seno, altrimenti parte di questo consorzio si crea, come dire, assorbendo microbi anche dall'ambiente esterno, poi evolve, matura questo microbiota, intorno ai 3-5 anni ha raggiunto la maturità, diventa abbastanza indistinguibile da quello di un adulto, perché il bambino ormai mangia abbastanza similmente a un adulto, e poi anche invecchia. È curioso vedere come ci sia un invecchiamento progressivo del microbiota che si accompagna all'età biologica, e negli ultracentenari, quelli a cui tutti miriamo, speriamo di essere parte di quel gruppo, quelli che hanno arrivato a 110 anni in salute, è curioso perché il loro microbiota sembra quello di un cinquantenne, non sembra quello di un novantenne. Quindi a questo punto di vista il microbiota ha un'evoluzione, un percorso, una traiettoria che sembra un po' quella della vita. Dottoressa, è soprattutto attraverso il cibo che determiniamo il nostro microbiota intestinale. Insomma, dimmi cosa mangi e ti dirò che microbiota hai, no? Più o meno. In effetti i nostri batteri hanno bisogno di fibra. La fibra loro la trasformano in grassi. Questi grassi un po' corti entrano in circolo e dicono alle nostre cellule come trasformare quello che mangiamo in energia. Quindi dalla composizione di questi nostri batteri dipende per esempio la capacità di regolare la glicemia, di regolare i livelli di colesterolo, ma anche pensate di fare connessioni fra cellule nervose, perché queste informazioni raggiungono addirittura il cervello, e quindi questi grassi, come per esempio l'acido butirrico, è in grado di fare neuroplasticità, di stimolare neurogenesi. Ecco perché è così importante pensare alla nostra alimentazione fin da bambini, e devo dire che non si sa perché sia scomparsa dalla formazione del medico l'attitudine a capire la differenza che può fare fra salute e malattia quello che portiamo in tavola. Allora recuperiamo un'alimentazione innanzitutto diversificata, perché queste specie batteriche, che pensate che a livello di DNA ci superano di 150 volte, quindi hanno una quantità di informazioni di cui noi abbiamo bisogno, devono ricevere tanti diversi tipi di messaggi. Quindi un'alimentazione monotona non favorisce la biodiversità, quindi noi dobbiamo cambiare, mangiare con stagionalità, in modo tale da poter di volta in volta supportare la crescita di alcune specie batteriche, e non di tutte le possibili specie batteriche. Un'altra cosa che la nostra alimentazione deve portare in tavola sono proprio i batteri. Un tempo l'umanità si è sviluppata sempre mangiando cibi fermentati, cioè cibi che portavano batteri. Noi sappiamo che una mela coltivata biologicamente ha dei batteri diversi rispetto a una mela che invece è coltivata attraverso pesticidi in modo intensivo. Quindi quello che mangiamo si sta impoverendo di batteri, e l'ambiente è sempre più povero di batteri. Non utilizziamo questi alimenti fermentati. Lo yogurt è uno degli alimenti fermentati, ma un tempo le persone fermentavano le verdure, fermentavano la frutta, fermentavano il pesce, fermentavano la carne, e quindi apportavano giorno dopo giorno questi batteri cosiddetti lattici, che hanno la prerogativa di abbassare il pH intestinale. Quando per esempio noi abbassiamo il pH intestinale possiamo assorbire più minerali, possiamo assorbire più vitamine, e quindi ecco, oggi siamo tutti un po' osteoporotici, no? Ma se non lavoriamo sull'intestino è inutile prendere una compressa di calcio, abbiamo bisogno dei batteri giusti per poter abbassare il pH e assorbire questi minerali.
Di Piero, ecco, che cosa significa che il microbiota funziona come un consorzio batterico? Anche in questo caso ci aiuta la grafica. Sì, prima ho usato il termine consorzio, quindi giustamente ho dato là questa domanda un po' complessa, perché abbiamo un'idea della microbiologia come tentativo di identificare un batterio. In realtà c'è una nuova microbiologia che studia queste collettività batteriche che interagiscono uno con l'altro e per le quali è importante, come ha detto la dottoressa prima, il parametro della biodiversità e dell'interdipendenza. Devono essere comunità intrecciate. Ovviamente all'interno di questi consorzi batterici ci sono sempre dei marcatori che ci segnalano un comportamento pro o un comportamento contro l'individuo ospite. Per esempio, negli studi sul carcinoma del colon retto, ma anche degli adenomi dell'intestino, ci suggeriscono una correlazione negativa con la presenza di un consorzio capitanato, per esempio, da Fusobacterium nucleatum, come nell'infografica numero 1, ma come ha dimostrato la clinica Humanitas dell'area di Milano, elegantemente con un lavoro su Nature, è anche vero il contrario. Esistono consorzi a guida, per esempio, Oldemanella biformis, che invece costituiscono una forte protezione verso lo sviluppo di adenomi e di carcinomi del colon retto. La stessa cosa la possiamo vedere nelle malattie cronico-infiammatorie intestinali, come nella linfografica 2, morbo di Crohn, colite ulcerosa, dove abbiamo dei rappresentanti un po' negativi, Ruminococcus gnavus, ma potrei aggiungere Ruminococcus torquis allo stesso modo, e rappresentanti un po' difensivi, no? Fecalibacterium prausnitzii è un po' la bandiera di questi butirrato produttori, difensori della salute in termini di malattie infiammatorie. E anche le malattie metaboliche, che possono interessare ancora di più l'ascoltatore, dove abbiamo sicuramente profili batterici come quelli dei Clostridiales o la famiglia Enterobatteriaceae, che producono molecole tossiche per l'impianto cardiovascolare, per esempio la trimetilammina N-ossido, che favorisce le lesioni ateromasiche, favorisce la coagulazione del sangue, e anche invece, come dire, bandiere opposte, protettrici, come quelle capitanate da Akkermansia mucinifila, un forte muco protettore che ci protegge, per esempio, dagli eventi cardiovascolari. E spieghiamo, professore, proprio perché questo modo di concepire e indagare il microbiota può fare la differenza adesso. Sì, fa la differenza perché, vede, all'università ci insegnano molto bene che esistono dei microbi, chiamiamoli così, non so, faccio l'esempio, Vibrio colere. Vibrio colere, se ce n'è tanto nell'intestino, ti viene il colera. Questa è una visione corretta della microbiologia, ma è una visione molto particolareggiata, è quasi un esempio tra i tanti. Esistono poi situazioni invece consorziali in cui l'individuo batterico da solo non è in grado di essere considerato un patogeno. Nella grafica, per esempio, nella grafica 4 si vede bene un soggetto con probabilmente sindrome metabolica, forse epatosteatosi, insulino resistenza, la grafica un po' lo ricorda, no? Nell'aspetto fenotipico. Ecco, spesso questi soggetti sono carichi di batteri come i Bacteroidetes, che sono dei forti propionato produttori. Il propionato dà gluconeogenesi, ma quindi favorisce un pochettino, da un lato la sazietà, ma quando è in eccesso, un eccesso di sintesi di zuccheri. E quindi questo sfavorisce l'insulinosensibilità. Poi gli stessi individui possono albergare nel loro intestino molti negativi cutes, batteri come i proteobatteri a forte gram negatività, capaci di metabolizzare la fibra producendo etanolo. Eppure il soggetto non sta bevendo etanolo, ma l'etanolo raggiunge il fegato. Quindi un consorzio di questo tipo invece diventa negativo per il paziente ospite perché gli induce una patologia che singolarmente nessuno di loro sarebbe in grado di produrre. Niente c'entra come Vibrio colere nel colera, ma nell'insieme si generano questi misfatti. Dottoressa Erasio, ecco, che cosa nuoce al nostro microbiota dal punto di vista alimentare? Allora, tutti gli alimenti ultraprocessati, cioè quelli in cui noi non riconosciamo più l'ingrediente di origine, di partenza, e a cui vengono aggiunte tante sostanze chimiche. Dagli studi sappiamo che più aumenta il consumo di questi alimenti ultraprocessati, sono i biscotti, le merendine, gli yogurt alla frutta, il cibo precotto, in scatolato, tutti questi alimenti cosa fanno, soprattutto se la lista di ingredienti è molto lunga? Contengono sostanze chimiche che hanno un effetto assolutamente negativo sulla composizione del nostro microbiota, e noi sappiamo che per ogni 10% in più di consumo di questi alimenti il rischio di mortalità per ogni causa aumenta del 14%. E tutti dicono: ma com'è possibile così tanto? Oggi capiamo perché. Perché questi singoli ingredienti nuociono al nostro microbiota. Ad esempio, gli emulsionanti che vengono aggiunti per dare cremosità, quindi ce l'hanno per esempio pure
purè di patate, i gelati, molte merendine. L'emulsionante è un sapone che saponifica il muco intestinale, che in realtà è molto importante, come spiegava prima il collega, perché è molto importante perché questo muco separa i batteri dall'intestino e quindi riduce la possibilità di infiammazione e di stress ossidativo. E mangiando questi alimenti non soltanto alteriamo la composizione del microbiota, ma favoriamo lo sviluppo di malattie intestinali, favoriamo lo sviluppo di obesità, perché l'infiammazione induce maggiore produzione di glucosio, maggiore produzione di colesterolo, quindi sindrome metabolica, ma nuociamo anche allo sviluppo del nostro cervello. Oggi sappiamo che addirittura si può intercettare la predisposizione a sviluppare malattie neurodegenerative come l'Alzheimer, analizzando la composizione dei batteri intestinali e vedendo che c'è tanta produzione di tossine o veleni che giorno dopo giorno vanno a nuocere negativamente sul nostro cervello. Dottor Di Pierro, se io volessi analizzare il mio microbiota intestinale, com'è la procedura? Quali tecnologie si utilizzano? Sì, l'analisi del microbiota intestinale ricorda molto il lavoro delle forze di polizia scientifica, no? Che vanno sul luogo del misfatto e cercano tracce di DNA. E cosa fanno? Nella speranza che siano quelle lasciate dall'assassino. Tracce di microbiota. In quel caso noi cerchiamo tracce di microbiota. In realtà tracce di microbiota non servono, nel materiale fecale ci sia uno sterminio. Però noi facciamo la stessa cosa, cerchiamo il DNA dei batteri, lo amplifichiamo, poi lo sequenziamo, impariamo a leggerlo e andiamo nei database di riferimento a vedere una certa lettura, sequenza, come si trasforma, che nome corrisponde a quella sequenza. Una volta tradotte queste sequenze in nomi, riusciamo a, come dire, ad avere un pittogramma complicato, ovviamente, una sequenza di nomi che ci dica come è composto il microbiota. Ovviamente questo non basta, perché poi questa lunga lista di nomi va un pochettino, sembra un po' l'elenco del telefono di una volta, va interpretato. Per esempio in poliambulanza, dove lavoro, in un reparto voluto dal primario, il professor Spada, abbiamo un approccio multidisciplinare di questo tipo, per cui di fronte al paziente, a fianco al paziente, abbiamo il suo referto del microbiota che ci permette di leggere questa mappa complicata di batteri, ma abbiamo anche magari la sua colonoscopia, la sua gastroduodenoscopia, e ci interfacciamo tutti per stabilire una terapia proprio cucita addosso, cercando di coinvolgere più parametri possibili. Ecco, dottoressa Rasio, torniamo ai disturbi causati dal prevalere dei batteri negativi nel nostro intestino. Che opzioni ci sono per rimediare con la dieta? Beh, per esempio molto frequente sono tutti i disturbi del tubo digerente, rallentamento digestivo, gastrite, reflusso. Quello che stiamo sempre più capendo è che questa ernia iatale in realtà è causata dalla produzione di gas da batteri che crescono dove non dovrebbero, cioè nella prima parte dell'intestino, quella che si chiama contaminazione batterica del tenue. Quando c'è questa abbondante produzione di gas, questo gas, così come è in grado di gonfiare un palloncino, spinge da sotto, crea una risalita dello stomaco e tutti i disturbi intestinali. Analogamente tanti disturbi un pochino più bassi, quindi meteorismo, dolori, flatulenza, tutto questo deve essere lavorato con l'alimentazione. A volte, soprattutto per i disturbi alti, c'è necessità prima di togliere la fibra, perché la fibra dà da mangiare ai batteri buoni, ma se la composizione dei batteri, il consorzio, è sbagliato, allora anche il consorzio si avvantaggerà della fibra. Quindi dobbiamo prima rimuoverla, inserire i batteri giù, in un secondo momento gradualmente ripristinare l'equilibrio, e allora vediamo come tanti problemi che non sono risolvibili con i farmaci, per esempio gli inibitori di pompa protonica, che sono gli antiacidi, se danno un sollievo temporaneo all'acidità, in realtà a loro volta inducono disbiosi e quindi nel lungo termine, anziché correggere il problema, addirittura lo intensificano. Dottor Di Pierro, che aiuto ci possono dare i cosiddetti probiotici? Cosa risulta dalle sue ricerche? Tra l'altro dovremmo avere anche una grafica su questo. Eccola sì, qua. Sì, la vedo. Eccola qua. I probiotici sono sicuramente uno strumento funzionale, utile, bisogna imparare a usarli. Forse quello che è sbagliato è aspettarsi troppo da loro, no? La cardioaspirina è una bellissima sostanza, però non è che può curare tutto, il cancro. Può fare quello che può fare la cardioaspirina. E così i probiotici. Come ha detto prima la dottoressa, se ho bisogno di abbassare un po' il pH per aumentare, non so, l'assorbimento di calcio, avere del lattato presente mi torna utile. Quindi usare
batteri probiotici, che sono quasi tutti semplicemente dei lattato produttori, può essere utile. Però noi ci aspettiamo talvolta troppo e quindi restiamo un pochettino delusi. In realtà ci aspettiamo troppo perché non abbiamo capito alcune cose. I batteri probiotici che noi usiamo sono sicuramente fondamentali a costruire il microbiota, non so, del formaggio, dello yogurt. Fanno meno parte del microbiota intestinale, perlomeno quantitativamente parlando. Non so, i lattobacilli, e tutti ci aspettiamo chissà cosa. Ma i lattobacilli in un microbiota intestinale adulto sono allo 0,05%, quando ci sono, talvolta nemmeno ci sono. I bifidobatteri sono allo 0,5-0,6%. Quindi dobbiamo imparare a usarli senza però aspettarci troppo. Abbiamo un po' la tendenza a sopravvalutare tutto e i probiotici cadono nel calderone delle sopravvalutazioni che facciamo. Ecco, dottoressa Rasio, lei suggerisce di affiancare alle corrette abitudini alimentari tutta una serie di azioni non convenzionali. Quali sarebbero di preciso? Siamo in chiusura dello spazio, quindi in pochi secondi. Ok, non è soltanto il cibo, lo stress è molto disbiotico, le città sono disbiotiche, dovremmo frequentare più le campagne, immergerci nella terra buona, terra ricca, mangiare diversificato, attenzione ai pesticidi, non siamo ossessionati dalla pulizia dentro casa, non utilizziamo saponi antibatterici perché questi selezionano ceppi batterici più negativi, areiamo l'ambiente, attenzione a quello che portiamo a tavola, insomma sono tanti consigli ma possono fare veramente consigli la differenza. Veramente anche utili. Dormiamo bene e facciamo attività fisiche, tutte cose che regolano positivamente il nostro dormiamo microbiota. Bene, però... non svegliandosi così presto, ecco. Però purtroppo a questo siamo condannati, grazie. In questi giorni. Comunque grazie ai nostri ospiti, grazie per queste informazioni veramente utili del microbiota.